esperienza sicuramente molto interessante e credo che appunto prima di dare agli altri, perché è un po' anche il senso mio, no? Il senso mi piacerebbe fare qualcosa, rendermi utile anche oltre alla mia famiglia, fare qualcosa di condivisione, perché dà senso a tutto, no? Secondo me vivere vuol dire condividere anche, però prima di dare agli altri bisogna dare a se stessi. Io mi chiedo, c'è posto secondo lei? Per persone come me, che io facevo, ho svolto lavori creativi comunque, ero una grafica creativa, ho lavorato in diversi settori, però è un lavoro che secondo lei può essere praticabile anche da una persona come me che non ha proprio una formazione nell'educazione, non sono una psicologa, non sono una formatrice, cioè secondo lei è un percorso che può essere praticabile anche da me? O c'è un Assolutamente sì. Le limite? ragioni che ci portano a questo appuntamento sono diverse. C'è un motivo personale? Allora, io posso scegliere un percorso del genere perché so che farà bene a me. Oppure lo posso scegliere perché so che farà bene a me e poi potrò aiutare anche gli altri. E qui non conta dove, quando vorrò farlo, però certamente lo posso fare. Gli insegnanti che sono presenti qui certamente lo fanno perché condividono il valore dell'intelligenza emotiva nella scuola, nella relazione con i colleghi, nella relazione educativa, ma ci sono anche dei counselor che valorizzano la relazione con il paziente, con l'utente, attraverso la dimensione emotiva. Ci saranno sicuramente anche dei coach che quindi possono padroneggiare meglio anche una materia meno tecnica. Ci sono sicuramente anche delle persone che lavorano in azienda, che magari sono interessate a capire come funzionano le dinamiche di gruppo attraverso le emozioni. Quindi la risposta è senz'altro sì. Faccio vedere le copertine adesso. Ecco, questo è il percorso. Ecco, il percorso dura 120 ore in 6 mesi. Sono 5 laboratori smart, vuol dire che sono laboratori di 5 weekend in tutto, uno al mese, più una formazione online che rimarrà disponibile sempre. Ok? Per acquisire il titolo di Coach in Intelligenza Emotiva per l'Empowerment, con la specializzazione come tecnico del metodo autobiografico creativo. Che cosa si fa in questi 5 laboratori? Nel primo si parla di intelligenza emotiva, ovvero di crescita personale con il metodo autobiografico creativo. Nel secondo si parla di narrazione delle origini, tradizioni e cultura familiare. Poi un weekend dedicato all'autoritratto, sguardo interiore, percepirsi e rappresentarsi. Uno interamente dedicato al mondo delle fiabe autobiografiche, con il tema della metafora come svelamento e poi il lavoro con le immagini dal corpo, ok? Ogni unità didattica è corredata di un ebook e la base di formazione online che rimarrà sempre disponibile. Diversamente, qualora sia difficile garantire la presenza nei 5 weekend mensili, c'è la versione asincrona dello stesso percorso. A tutti gli amici che sono interessati ad approfondire questa possibilità, do due alternative. O cliccare sul link per prenotare direttamente il posto in aula per le attività che partiranno nel mese prossimo, o in alternativa di segnalare in privato il bisogno di essere contattati anche per essere guidati nell'iscrizione. Per cui nelle prossime ore o Fabrizio o Laura vi chiameranno per valutare insieme con voi tutto ciò che serve ai fini del perfezionamento dell'adesione a questo master nel tecnico del metodo autobiografico.